Allora, Nainggolan è finito, ragazzi. Cioè, Nainggolan è un giocatore finito da Roma con Zaniolo. Ha fatto un affarone. L'affare del secolo con Zaniolo. C'è anche Santon dentro. Ma va bene, Santon non gliene frega niente a nessuno. Allora. Parliamo di questa cosa qui, perché questo un po' è stato l'andazzo della settimana, no? Dei commenti, dopo soprattutto la partita con Real Madrid, con Nainggolan che si era infortunato una partita in Champions League dell'Inter, con il Tottenham, Nainggolan che forse non sarà della partita con la Roma. È un Nainggolan che non ha convinto i tifosi dell'Inter fino adesso, ma non tanto per le prestazioni, oddio, anche per le prestazioni, ma comunque che sono state, diciamo, intaccate dagli infortuni che ha avuto fino adesso. Nainggolan, ragazzi, secondo me andrà incontro a questo periodo della sua carriera, ma definire oggi un affare per la Roma aver venduto Nainggolan ed aver preso Zaniolo, secondo me, ragazzi, è prematuro. Cioè, non che questo non possa essere vero, ma per fare una valutazione del genere, dato che io voglio mantenere una certa onestà intellettuale, vi dico quello che penso, ragazzi, la valutazione su un'operazione di mercato va fatta almeno 1 o 2 anni, perché se no non puoi rendertene conto, perché Zaniolo potrebbe essere un fuoco di paglia, Nainggolan potrebbe stare attraversando adesso un periodo sfortunato, semplicemente sfortunato di infortuni, magari si riprenderà, magari tornerà ad essere il Nainggolan di 2 anni fa alla Roma, magari tornerà ad essere quel Nainggolan e manterrà questa condizione per 4 anni, è difficile dirlo oggi, perché quando tu vai a prendere Nainggolan fai una scommessa. La Roma l'ha voluta fare prendendosi Zaniolo. Zaniolo non era uno sconosciuto. Cioè, Monchi che ha preso Zaniolo non è che ha fatto un qualcosa così di fuori dalle righe. Perché l'Inter Zaniolo non te lo voleva dare. Lo conoscevano loro, ragazzi. Tant'è vero che nel contratto di acquisto di Zaniolo è stato spostato parte della valutazione tra Zaniolo e Nainggolan, per chiudere anche un pochettino il discorso con tra Zaniolo e Santon. Ah, ma Santon vale 9 milioni. No, ragazzi, non era Santon che valeva 9 milioni. Era Zaniolo che ne valeva alti. Il problema qual è? Che l'Inter si è riservata una percentuale sulla futura rivendita, che si calcolerà con il prezzo del futuro di rivendita e il prezzo d'acquisto. Quindi avrà abbattuto il prezzo di acquisto di Zaniolo. È stata una cosa voluta dall'Inter. Tanto che mi parlate, ah, ma che ha fatto con Zaniolo in Santon nella Roma quest'estate? Questo era per chiudere anche quel discorso. Non avevo mai risposto. Ma complessivamente, ragazzi, secondo me è un'operazione ancora troppo agli albori per essere giudicata. Staremo a vedere. Io ve l'ho detto quest'estate, io Nainggolan l'avrei ceduto, perché sono convinto che un calciatore a 30 anni non può permettersi quello stile di vita. Un calciatore di quel genere, cioè molto fisico, perché è ovvio che i muscoli, ragazzi, devono lavorare. I muscoli, voglio dire, lo dicono tutti, lo sappiamo tutti, la peggior cosa per i muscoli è l'alcol, ragazzi, gli zuccheri, l'alcol in generale. E Nainggolan ovviamente beve, ragazzi, a inizio anno i tifosi interisti tutti con la birra, ah, ma che ci frega Nainggolan che beve. Contenti voi, ragazzi, io non sarei così fiducioso, ma magari Nainggolan potrebbe tornare ad essere quello di prima. Secondo me gli infortuni sono peraltro anche una questione di testa. Nainggolan potrebbe non essere al 100% contento di stare a Milano. Non lo era quest'estate, non ci prendiamo in giro, ragazzi. Lui voleva rimanere a Roma. Questo è un problema, peraltro, che la Roma ha anche in altri calciatori. Perché quando tu non credi in un progetto, quando non ci stai al 100% con la testa, quando non sei convinto, fai i contrasti, fai uno stile di vita che non va bene, vai a dormire tardi, non vai a dormire presto, mangi male, poi ti ritrovi con gli infortuni muscolari. Secondo me questo è parte del motivo per cui la Roma ha molti infortuni muscolari, perché poi quando le cose vanno male, che succede? Che tutti iniziano ad infortunarsi, e non può essere un caso, ragazzi. Quando la testa molla, molla anche il fisico. La Roma si ritroverà a giocare con Zaniolo e Santon titolari domenica, il che fa ridere, perché quest'estate, ragazzi, se ce l'avessero detto ci saremmo fatti tutti una grandissima risata, che a Roma-Inter Nainggolan sta in tribuna e Zaniolo e Santon titolari, ragazzi, veramente avrebbe fatto ci avrebbero fatto ridere quest'estate. Però sarà così. La Roma non c'ha Pellegrini, non c'ha De Rossi, non c'ha Dzeko, non c'ha Dzeko e Sharawi neanche forse per la partita con la Juve del 22 dicembre, mi sembra. Quindi la Roma sta a cocci. Però, ragazzi, ve lo dico da un inguaribile ottimista, giudicare questa operazione così, un'operazione fantastica per la Roma, è prematuro, secondo me è prematuro. Poi non lo so, ragazzi, speriamo, ovviamente, io spero la tifosa romanista e Zaniolo possa diventare un fuoriclasse, però ad oggi ha fatto una partita e mezzo lui,
È chiaro poi, ragazzi, che qui ci sarebbe anche da fare un discorso sulle cessioni, perché continua a sentir parlare molte persone. Ah, gli ha smontato la squadra, ragazzi. Secondo me le cessioni, ragazzi, non sono state ad oggi neanche troppo sbagliate. Neanche troppo sbagliate, perché Nainggolan è pieno di infortuni che potrebbero presagire ad una carriera in declino. Strootman, cioè, ragazzi, Strootman è stata una cessione che non avrei fatto, ancora oggi ve lo dico, con quelle tempistiche. Ma non parliamo di un calciatore che trascina le squadre. Parliamo di un calciatore che è andato a giocare al Marsiglia, arrivato ultimo in Europa League nel girone. Cioè, una squadra mediocre. Un calciatore che si è andato accettando uno stipendio più alto con un contratto di un anno in più. Quindi parliamo di un calciatore, ragazzi. Cioè, non è che abbiamo venduto questi calciatori che ad oggi, ragazzi, con la situazione attuale ci avrebbero potuto risollevare chissà quanto. Probabilmente avrebbero avuto un impatto sulla testa, perché questo è quando io vi dico sulla testa, leggo commenti, ah, vai a cercare soluzioni metafisiche, soluzioni fantascientifiche, ragazzi. Avrebbero sicuramente la cessione di Strootman avrebbe avuto un impatto più sulla testa, secondo me, che sull'aspetto tecnico. Perché io Strootman me lo ricordo, ragazzi, Strootman in difficoltà in molte partite, Strootman che non riusciva a giocare mezzala. Quindi, ragazzi, di che stiamo parlando? Certo, poi se siamo passati al 4-2-3-1, evidentemente lo Strootman avrebbe potuto giocare meglio, ma questo è un altro discorso. Ci ricollega, potremmo rifare un discorso complessivo anche sulla gestione e le scelte di Di Francesco, del cambio modulo, una condivisione forse mai avvenuta con Monchi o avvenuta malamente con Monchi. Però le cessioni, ragazzi, le cessioni della Roma, Nainggolan è stato fortunato, Strootman sta facendo un campionato mediocre in Francia, uscito malamente a gironi d'Europa League. Alisson, vabbè, Alisson, ragazzi, secondo me è un portiere fortissimo, ma forse non sta rendendo per tutti i soldi che l'hanno pagato, e quindi non sono le gestioni del problema, forse sono gli acquisti che stanno giocando male, o forse anche una cosa che nessuno dice, sono calciatori che l'anno scorso ci hanno trascinato su tutti, Dzeko, Fazio, che vi dico, De Rossi che è stato anche lui infortunato, Under che ha fatto una seconda parte di stagione fantastica e stanno mancando, forse sono anche i calciatori che l'anno scorso stavano facendo bene, che stanno lasciando un po' anche i nuovi così a brancolare nel buio, non lo so, ragazzi. Ci sarebbe da parlare all'infinito, però decido di chiuderla qui perché l'argomento di questo video, secondo me, è Zaniolo e Santon e Nainggolan. Come si fa a valutare questa cessione adesso? Secondo me, ragazzi, è troppo prematuro. È prematuro. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ciao Tattico e ciao a tutti quanti.